Buongiorno cari telespettatori di Tele4, benvenuti all'appuntamento settimanale con Gorizia 7, la nostra rubrica dedicata appunto all'Isontino. Oggi siamo in compagnia dell'assessore Arianna Bellan, scusa un attimo, Arianna Bellan, assessore all'attività produttiva, ai grandi eventi e al commercio appunto del comune di Gorizia. Ben trovata. Allora, come adesso appena visto nella pubblicità che ha preceduto l'inizio della trasmissione è passata uno spot, chiamalo così, che annuncia questo evento che si terrà domani, domenica 19, a Gorizia, in Borgo Castello, che si chiama Il gusto incontra la bellezza. Allora io direi, visto che rientra nelle sue competenze assessorili aver organizzato questa manifestazione, se vogliamo andare a spendere due parole su cosa si tratta e poi allarghiamo il discorso a tutta la realtà economica commerciale della città di Gorizia. Bene, inizio volentieri proprio da questo appuntamento. L'abbiamo chiamato l'anno 1, poi anche ribattezzato anno 0. La rosa di Gorizia è una tipicità della nostra agricoltura. Negli ultimi anni è stata conosciuta non solo nella nostra provincia, nel nostro comune, ma anche al di fuori, a livello nazionale e internazionale. Abbiamo voluto, insieme al sindaco e tutta l'amministrazione, rendere omaggio e dare il giusto valore a questa tipicità. La giornata di domani vuole presentare al pubblico, ai cittadini, a chiunque sia interessato, cos'è la rosa. Non solo la rosa, l'abbiamo chiamato all'appuntamento alle 10 di mattina, chiacchiere sulla rosa e sul vino, perché oltre ai 12 ristoratori del nostro comune, non è facile mettere assieme, ma abbiamo una bella associazione che si chiama Gorizia Tavola, li abbiamo riuniti tutti in Borgo Castello, presso l'ex ristorante Lanterna d'Oro, insieme ai vignaioli del comune di Gorizia. Quindi accanto all'associazione Ribolla Gialla di Oslavia, la ribolla è il nostro autoctono, già a Gusti di Frontiera avevamo affrontato l'argomento della ribolla, però insieme anche agli altri 7 presenteranno tutti i loro vini, si potrà degustare la rosa cucinata in vari modi ma anche presentata in purezza accanto ai vini principali del nostro comune. Certo, manifestazione con ingresso gratuito immagino. Sì, l'ingresso è gratuito, quindi voi potete, chiunque voglia può venire a sentire sia la mattina dalle 10 a mezzogiorno il convegno, risalire il castello alle 3:30 per ammirare, possiamo dire ammirare lo show cooking delle due chef Michela Fabbro e Chiara Canzoneri. Poi alle 5:30 iniziano le degustazioni, a quel punto lì uno se vuole degusta e tutto, insomma ogni pietanza e ogni bibita avrà un suo costo, altrimenti potrà solo vedere, assaggiare, guardare i nostri prodotti. Certo, comunque diciamo è una tendenza che ormai si sta consolidando da un po' di anni, quella di associare momenti congressuali informativi anche a momenti così degustativi dei prodotti o comunque di situazioni che riguardano il territorio e talvolta magari anche a seconda del tipo di convegno anche allargare un po' il panorama, diciamo così, alla regione piuttosto che anche alle regioni con termini, no? Infatti già la mattina nel palinsesto delle 4 chiacchiere noi possiamo vedere che oltre al comune, alla Camera di Commercio che ci ha aiutato in questo evento e all'ERSA, quindi da già anche identifica la valenza agricola del prodotto, ci sarà lo slow food, perché la rosa di Gorizia ha un presidio slow food, verrà a dialogare con noi Antonia Gluckman, quindi una nota chef che potrà dare le sue opinioni su questo prodotto, per poi non dimenticare la presenza della regione con l'assessore Sciaulli che farà le conclusioni proprio di quanto si è discusso. Ovviamente saranno presenti i produttori della Rosa di Gorizia come associazione e l'associazione dei produttori del vino. Certo, prima lei accennava appunto ai ristoranti, per fare un parallelismo con Trieste, qui da noi
dal punto di vista del commercio e comunque delle attività economiche, stiamo assistendo già da un po' di tempo alla chiusura di negozi di varia tipologia, dall'abbigliamento piuttosto che anche allo sport, negozi, anche librerie, eccetera. E in controtendenza invece una fioritura, quasi non dico settimanale, ma mensile, di nuovi locali, vuoi ristoranti, pizzerie, piuttosto che anche locali come bar o disco bar o risto bar, perché poi adesso ci sono anche tutte le varie così intrecci in quella che è l'offerta per il consumatore. Ecco, Gorizia sta conoscendo un fenomeno simile o avete ancora invece un commercio cittadino locale fiorente o comunque che resiste ai tempi di crisi che stiamo vivendo? Beh, le percentuali maggiori di apertura sono inerenti anche per Gorizia per bar, più che ristoranti direi bar. Noi abbiamo quasi ultimato anche i fondi PISUS, che erano per appunto le aperture delle nuove attività nei centri storici, e da quella appunto classifica la percentuale maggiore si è rivolta a locali particolari, non il classico bar ma con delle caratteristiche o dei ristoranti. Però abbiamo visto che nel centro storico, perché i fondi erano destinati al centro storico, la maggioranza erano attività di degustazione o di bar, ecco, non discoteche, non music bar, però insomma di somministrazione. Quindi si guarda più i peccati di gola, se vogliamo, ecco, dal punto di vista dei giovani e meno giovani goriziani, perché comunque poi la tradizione gastronomica in tutto il nostro territorio, e forse Trieste da questo punto di vista è in prima linea, anche perché da Trieste la gita fuori porta il sabato e la domenica per appunto venire a pranzo nei locali del goriziano piuttosto che verso il Friuli fa parte della tradizione di tantissime famiglie triestine, e continua a tenere duro nonostante, appunto, si diceva prima, il momento di crisi, magari non si va più tanto spesso, non si va più ogni domenica, si va di meno, però la puntatina, diciamo, verso il resto della regione viene sempre fatto. Quindi non disco bar, di conseguenza un problema che abbiamo avuto, che abbiamo ancora per certi versi qui a Trieste, cioè il rumore notturno della musica, il disturbo della quiete notturna per chi vuole riposare, perché poi gran parte dei locali ovviamente sono nel centro, perché è quello che comunque fa da calamita per quanto riguarda tutti gli avventori, e vanno appunto a influire negativamente su quella che è la vivibilità di determinate zone anche residenziali e comunque centrali. Gorizia, quindi, questo problema noi abbiamo, che Trieste è stato creato ancora 2 anni fa, il regolamento della movida cosiddetta, per così arginare con multe pesanti o chiusure anche di diversi giorni dei locali che infrangono quei decibel o le fasce orarie previste per l'emissione all'esterno del locale di musica, specialmente ovviamente nei mesi più caldi. Da voi come vi siete organizzati? Anche a Gorizia un po' si legge, appunto, non è un problema solo Gorizia-Trieste, ma anche Udine è stato affrontato questo problema, anche Gorizia c'è, è presente, e molto probabilmente si è anche acutizzato dopo il non fumo all'interno dei locali, quindi già l'avventore normalmente esce. I limiti sappiamo che è anche facile sforarli, perché i limiti 6-7 persone che parlano fuori del locale, il limite viene sforato. Non è facile perché da una parte c'è l'attività economica, dall'altra insomma siamo un'amministrazione e quindi dobbiamo vedere gli interessi sia del cittadino che vuole riposare, che ha sopra il bar, sia dell'attività. Stiamo anche cercando di rivedere un po' tutto per trovare nuovi compromessi, perché di questo dobbiamo dire, sono nuovi compromessi che devono andare incontro però alle esigenze di tutti. Certo. Per quanto riguarda invece le attività così temporanee come i mercatini, i commercianti stanziali, quelli che hanno appunto un'attività continuativa, sono favorevoli a vedere nelle vie, magari proprio davanti al proprio negozio, un gazebo, una casetta, penso ai mercatini di Natale, ma anche altri momenti dell'anno che vedono appunto i venditori ambulanti presenti nel centro cittadino, o quindi li vedono come una concorrenza sleale, o invece come la tendenza che forse c'è qui a Trieste ultimamente, uno strumento per attirare i cittadini in città e quindi far sì che comunque ci sia più attività anche per l'esercizio commerciale stesso?
Anche questo è un argomento che va affrontato in vari modi. Noi, faccio un esempio, la Fiera di Sant'Andrea o Gusti di Frontiera, che trasforma la città in 5 giorni. Parlando con i commercianti abbiamo sempre detto, sì, uno non viene a Gusti di Frontiera, non aumento il mio incasso, però sicuramente è una vetrina. È una vetrina perché determinate persone che non conoscono Gorizia o che non vengono abitualmente a Gorizia possono vedere magari tutto quanto è stato fatto, l'offerta anche commerciale e gastronomica. Quello che noi cerchiamo di fare sempre nel posizionamento delle bancarelle è lasciare libere le vetrine. Diciamo che al 99% ci stiamo riuscendo negli ultimi anni, anche questo è un impegno che va affrontato, però bisogna anche lì cercare di coesistere. Non abbiamo avuto mai grosse comunque lamentele, l'importante è giustamente lasciare la visibilità all'attività commerciale che è in sede permanente. Certo. Per quanto riguarda la stagione dei saldi, subito dopo l'ultimo, con l'inizio del nuovo anno, si è aperta in tutta la regione e a livello nazionale anche ovviamente il periodo dedicato ai saldi. Avete già tratto un bilancio di come possono essere andate, come erano andate anche le vendite prima, ovviamente durante il periodo prenatalizio, quindi regali, preparazione di feste, cenoni, eccetera? Ma per il periodo prenatalizio, secondo me quest'anno è stato un anno atipico. Poi ovviamente la Confcommercio avrà i dati più precisi, però si è visto un forte incremento, un incremento di vendite però nei giorni dal 22 al 23, cioè, abbastanza stagnante tutto prima. Devo dire che neanche le condizioni climatiche non ci aiutano, certo, perché abbiamo avuto un'estate in cui bisognava iniziare a comprare che era fredda, un inverno che all'inizio è stato caldo. Devo dire che il vero inverno è iniziato con i saldi. Anche lì direi che al 90% la ripresa, cioè la vendita durante i saldi l'hanno vista. Però ecco, da lì a dire che insomma l'economia è ripartita, sì, non possiamo ancora dirlo. Diciamo che ovviamente c'è un impegno, deve esserci un impegno da tutti anche nella novità, perché ormai con la condizione economica e anche sociale che c'è, lavorativa, perché non possiamo far finta di sì, nasconderci il fatto che la disoccupazione è elevata e quindi c'è un problema proprio di, diciamolo così, di portafoglio. E quindi l'offerta nuova, chi si innova, chi propone qualcosa di diverso ha sicuramente un passo in più. Però sì, ci vuole tanto tanto lavoro e molto probabilmente anche ritrovare degli equilibri di consumi diversi. Certo. Tornando ai bar, ai locali, così dove entri, bevi qualcosa, magari immagino stuzzichini e poi te ne vai, per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico, i dehors o comunque tavolini, sì, eccetera, voi come siete regolati? Noi abbiamo fatto un nuovo regolamento dei dehors, ancora insomma, è entrato in vigore, adesso abbiamo regolamentato il posizionamento e la tipologia dei tavolini nelle varie zone della città. Avevamo la parte centrale, che era quella di Corso Italia e Corso Verdi, con un problema di dehors che ormai erano praticamente delle aggiunte. E adesso che stiamo proprio rifacendo anche tutta quella parte stradale, verranno di conseguenza smantellati e poi rifatti con le caratteristiche nuove. Certo, isole pedonali a Gorizia, a parte mi pare proprio quella più centrale vicino alla zona del Duomo, la piazza della chiesa, poi diciamo che tutta la parte ristrutturata, tutta la parte nuova è zona pedonale. Abbiamo Piazza Vittoria, che è la grande piazza sotto il castello, Via Rastello, che è quella via appunto dei locali in cui si ricerca di ridare un'altra connotazione dal punto di vista di bar, ristorante, caratteristiche in questi vecchi stabili. Per poi scendere verso il municipio e il collegamento con i due corsi, Corso Verdi e Corso Centrale, lì c'è un pezzo che è pedonale, invece il centro storico è pedonale. Cioè, ma sono iniziative resistenti anche alla vostra amministrazione o avete preso iniziativa o state prendendo iniziativa anche in questo senso per allargare appunto la vivibilità di certe strade, liberandole dalle macchine? Questa amministrazione, dico questa e quella precedente che era sempre con, certo, il sindaco Romoli, abbiamo iniziato questa parte di pedonalizzazione. A maggio ci saranno le elezioni, lasceremo dire al sindaco, speriamo il futuro sindaco, come deciderà, però anche lì appunto è un,
è un discorso complesso. Abbiamo una parte pedonale che effettivamente può tagliare il traffico, però è servita da un bel parcheggio dietro. Poi molto probabilmente bisognerebbe pensare magari ad un traffico a determinate ore, però sarà la prossima amministrazione. Certo. Senta, così, una battuta anche riguardando il piccolo di oggi nella sua edizione ovviamente goriziana. Storicamente la città era definita la Nizza austriaca, quindi con anche un luogo di vacanza per la nobiltà, la borghesia che veniva da tante parti dell'impero. Oggi c'è questo titolo che mi lascia forse, vabbè che i titoli poi sono sempre frutto della fantasia di chi li scrive, no? Ma Gorizia scopre fra virgolette i primi clochard. Io così da non goriziano interpreterei che fino a ieri non si vedevano in giro per le strade della città persone senza tetto, senza una dimora eccetera, e che oggi improvvisamente una mattina uno si sveglia, esce di casa e dice: oh guarda, c'è questa persona sotto magari dei cartoni, sotto degli stracci, che si ripara dal freddo in un angolo di una strada. Cosa c'è? Quanto è reale questa notizia? Beh, e quanto invece forse un po' giornalisticamente così? Sembra, poi insomma l'ho letto velocemente, se ne parla di 2 o 3 e sono dei casi conosciuti. Scopre, non lo so perché il titolista abbia scelto Scopre. Ce n'era una famosa, una persona sarda, adesso non mi ricordo il nome, che però il più delle volte non vogliono, ecco Elsa, non vogliono trovare una soluzione alternativa, perché l'assessore competente, l'assessore Romano, so che più volte con quei casi si è rivolta, cercato una sistemazione negli alloggi del comune o altre attività, però abbiamo anche visto che il più delle volte sono scelte di vita. Certo. La persona sarda è stata difficile trovare, poi insomma abbiamo dovuto, con la forza è brutto dire, ma insomma è voluto mettere in pratica tutta una serie di un iter per poi riportarla in Sardegna. Però so che anche in Sardegna continua a fare questa vita, questa così vita all'aria aperta, diciamo. All'aria aperta. Ecco. Ovviamente non è bello, è contenuto, sono 2, insomma ne abbiamo tanti parchi, non è bello. Poi specialmente per un comune come Gorizia che sta puntando molto sul turismo, sul suo brand, stiamo anche puntando un nuovo brand, quindi l'enogastronomia, il turismo, la grande guerra, e quindi questo è sempre un problema visivo. Certo. Se poi si somma appunto magari anche i problemi dei profughi, di quant'altro, certo, dei clandestini, insomma, chiaro, bisogna, ecco, sicuramente una cosa, se vogliamo appunto che ci sia uno sviluppo, e ormai una parte di servizi, turismo, Gorizia sarà un suo obiettivo, questo sono delle cose, certo, che vanno risolte. Certo. Ecco, mi ha detto che io praticamente non volevo arrivare al discorso migranti, perché volevo, visto le sue deleghe, risparmiarle, risparmiarle quel tema, no? Però sappiamo che Gorizia ha vissuto in maniera molto pesante la presenza nei momenti in cui erano veramente tanti, con accampamenti anche nei giardini pubblici eccetera, cosa che in realtà a Trieste abbiamo vissuto in maniera diversa, perché magari abbiamo il silos, quindi si mandavano a collocarsi in quella zona lì. Diciamo che in città sì, li vedi in giro, li vedi tuttora, li vedevi molti di più un po' di tempo fa, ma al di là di alcuni purtroppo episodi di cronaca nera, diciamo che la presenza con accampamenti che sono in Piazza Unità piuttosto che in Piazza Goldoni non ce n'era. La Piazza Gorizia, ricordo anche delle immagini, siamo venuti anche a fare dei servizi, avevate proprio una presenza avuto un periodo adesso, molto, molto pesante. Adesso stiamo cercando di risolvere, è un po' più contenuta, però anche perché però è a ondate, uno può vedere, ci sono dei mesi in cui la situazione è più sotto controllo e altre no. Devo dire che quando arrivano i posti appunto sono quelli predefiniti, preassegnati, quindi tutto il resto è poi nei giardini, nei parchi. Certo. Abbiamo avuto dei casi sotto dei condomini, anche noi, non è, se dobbiamo pensare comunque ai nostri cittadini, quindi uno non può scendere le scale la mattina. Però d'altronde se le strutture non ci sono, non è tutto, cioè, il numero era molto molto elevato rispetto a quello che poteva essere la nostra accoglienza. Certo. Beh, l'altra mattina ricordo che sul piccolo dell'altro ieri c'era la notizia che da Gorizia erano in partenza 100, 100 soggetti, 100 migranti, e c'era già la protesta dei sindaci, non so se del Piemonte o della Lombardia, dove questi venivano trasferiti perché non li volevano. Quindi alla fine un po' in tutta Italia c'è questa posizione di si accetta e questo è il sistema, bisogna in qualche modo fare in modo che non gravi solo su un comune, ma insomma il problema deve essere gestito e affrontato
da tutto lo Stato assieme, non parliamo poi della provincia, della regione, ma io dico dallo Stato, perché è un problema insomma di tutta l'Italia. Certo. Prima accennava al turismo, si è accennato al discorso anche dell'anniversario dell'inizio della Grande Guerra, ancora nel 2015 ovviamente, e il territorio goriziano ovviamente è stato teatro di tante tante battaglie, quindi ci sono ancora adesso percorsi di guerra cosiddetti da poter visitare, eccetera. Dal punto di vista dell'accoglienza in città, avete anche voi, anche a Gorizia, c'è una tendenza ad aprire nuove strutture, ad esempio i bed and breakfast, piuttosto che alberghi di quelli anche abbastanza economici, per consentire il pernottamento al limite della prima colazione, ma finisce lì, come è una tendenza che stiamo vedendo qui a Trieste. Nel bed and breakfast c'è un aumento di aperture o di trasformazione appunto delle case in dei bed and breakfast. Le strutture alberghiere, noi sì, quelle non c'è stato un aumento, quelle ci sono. Comunque quelle al momento sono sufficienti, cioè avete avuto bisogno in momenti anche di sold out cosiddetto? Sì, ne abbiamo, devo dirle la verità, che infatti è un'analisi che dovremmo anche capire e affrontare poi per poter fare uno sviluppo. Ci sono dei periodi in cui non si riesce a pernottare a Gorizia, è legato a parte a delle feste importanti come potrebbe essere Gusti di Frontiera o quando c'è qualche mercato o Storia, insomma dove che ci sono i grandi eventi. Sicuramente c'è un sold out, però c'è anche un'occupazione nei fine settimana, quindi il turista che arriva, d'altronde anche il castello, abbiamo visto col numero di visite, saranno quasi 40.000 quest'anno, lo supereremo. Quelli sono turisti che magari una notte, ma si vede che si fermano. Castello di Gorizia che ha gestione comunale, sì. Non è come Miramare il nostro che ha gestione statale, con tutti i problemi che questo comporta. No, qui sono andate anche associazioni private o gruppi di Facebook che si sono preoccupati di piantare nuovi fiori, di portare i cigni, insomma sì. Tante polemiche qui da noi per quanto riguarda appunto il fiore all'occhiello, se vogliamo, di Trieste, perché Miramar sicuramente è il principale richiamo noto in tutto il mondo, quasi, e che però affidate, ma grazie anche agli emigranti, ma sicuramente anche in tanti paesi, dal Canada, all'Argentina, sì. All'Australia, eccetera, no? Per cui alle volte spiace veramente vedere come lo Stato, che dovrebbe essere appunto, che è quello che è deputato alla sua manutenzione, così lo lascio un po', ma Miramare sono uno degli esempi, vediamo Pompei, vediamo tante altre situazioni noi in comunale, Italia che comunale, è una fortuna. E riuscite dal punto di vista anche economico, perché bisogna guardare, bisogna sempre fare i conti purtroppo col bilancio e il patrimonio, a mantenerlo in maniera. È ovvio, questo volevo dire, è comunale, è sempre un nostro pensiero principale, anche perché come Miramare un po' identifica Trieste, il castello identifica Gorizia. Però riusciamo, insomma, ecco, con. A bilancio riusciamo a mantenerlo, insomma abbiamo rifatto anche tutta la parte del parcheggio e quindi tutta l'entrata del Borgo Castello insieme insomma, alla pulizia delle mura e quant'altro, anche grazie ai fondi appunto, diciamo, Pisus e tutto, però è il nostro fiore all'occhiello. Certo. Il web viene sfruttato per la promozione turistica, i siti che riguardano la città, magari anche qualche app per gli smartphone, avete realizzato iniziative in questo senso? Allora, noi attraverso sempre il Pisus B, che era proprio l'azione data allo sviluppo del brand e del turismo e dell'app, anticipo, faccio così proprio un anticipo perché non è ancora definito tutto, dopo do uno scoop, poi si arrabbiano. Dal 10 al 12 marzo ci sono 3 giorni a Gorizia in cui presenteremo a tutti la cittadinanza, la nuova app, il nuovo sito, tutti i percorsi storici che abbiamo studiato, i personaggi, perché abbiamo capito che Gorizia è stata raccontata, vissuta da moltissimi personaggi famosi, sia famosi goriziani ma anche famosi da fuori, certo. Che hanno foresti che hanno parlato di Gorizia, abbiamo insomma dell'architettura, quindi sarà questa presentazione in 3 giorni di spettacoli, di eventi in cui inviteremo tutti a scaricare l'app del comune con tutte le novità. Certo. Ultimissima cosa, perché mancano pochi minuti, ormai da decenni non c'è più il muro in piazza della Transalpina. Ecco, i rapporti per quanto riguarda in particolare le sue deleghe, quindi il commercio eccetera, con Nova Gorizia e quindi con la Slovenia, c'è collaborazione, c'è antagonismo, competizione, cioè come sono un po' regolati e come vivete, ecco, diciamo, questa. I rapporti sono veramente amichevoli e amicali.
perché sia per Gusti di Frontiera, che nasce appunto come nucleo importante, quindi collaboriamo, abbiamo questo famoso villaggio che in origine si chiamava Villaggio dell'Amicizia, in cui i comuni di San Peter, Vertoiba, Nova Gorica sono assieme a noi nella parte istituzionale, ma la fiera di Sant'Andrea è una tradizione ormai di ambo le parti, ma anche in questi percorsi che presenteremo a marzo, ben tre vanno e arrivano anche in Slovenia, perché uno sarà dedicato ai Borboni, sappiamo poi c'è la visita dell'erede al trono di Francia a Gorizia tra oggi e domani, che in Castagnavizza c'è la tomba dei Borboni, e quindi quando noi parliamo di Borboni non possiamo non andare in Castagnavizza, come quando parliamo di un percorso asburgico non possiamo non andare a San Pietro. Certo. Quindi è veramente, siamo uniti. Certo. Percorso asburgico, ci sono anche sul territorio goriziano, si diceva prima la guerra, tanti cimiteri che ospitano salme di caduti appunto, sì. Austro-ungarici, tantissimi anche che però erano soldati autoctoni che hanno scelto di combattere per quella che quella volta era la loro patria, no? Da questo punto di vista vengono valorizzati, so che c'è la Croce Nera austriaca che si occupa anche delle onoranze, di manutenerli, sì. Ma anche in collaborazione con associazioni di ex combattenti a livello italiano. Beh, quella locale. Parte appunto a Gorizia è vissuta in modo particolare proprio perché è data l'Austria Italia di quel periodo. Noi valorizziamo, abbiamo detto in questa, almeno in questa parte, abbiamo valorizzato sempre ambo le parti, come anche la stessa presenza slovena, perché erano italiani, poi italiani erano sloveni, sappiamo benissimo che questo confine si è spostato così tante volte che sicuramente i defunti, i morti non possono avere un problema. Ognuno l'ha fatto in quel momento credendo di far del bene e per il bene della propria patria. Certo. Ultimi due minuti, se vogliamo allora ricordare ancora ai nostri telespettatori l'appuntamento di domani, quindi Gorizia, Borgo Castello. La mattina, abbiamo detto, c'è il convegno, c'è il convegno, le quattro chiacchiere. Che inizia, diamo anche magari proprio le coordinate anche tecnico-logistiche. Alle 10. Inizia dalle 10 a mezzogiorno, alle 3:30 lo show cooking e alle 5:30 la degustazione. Faccio solo una. Il pomeriggio, dalle 2:30 alle 5:30, Gorizia inizia il suo carnevale con la sfilata dei carri. Quindi volete, potete venire a Gorizia già prima, guardiamo i carri e poi in Castello. Ecco, questo argomento non ci avevo pensato perché è vero, la prossima settimana è la settimana, sì, di carnevale, quindi e noi iniziamo domani. Però già domani, quindi anticipate, avete compagnie qui a Trieste, ogni rione ha la sua compagnia di carnevale. Gorizia ne abbiamo due principali, poi tanti gruppi, le scuole, sono 9 carri e 8 gruppi, quindi anche una bella manifestazione. Quindi la scelta inizia domani, ma poi si ripete la domenica e anche martedì grasso, l'ultimo di carnevale, o è una sfilata unica solo domani? Solo domani la sfilata, il martedì da 3 anni l'abbiamo riproposto grazie a un'associazione, Pandora, che l'ha riproposta, e invece mascheriamo la città e la città si riempie di bambini che hanno tanti anni che non succedevano più. Certo, quindi questo, alle 2:30. Questo sempre, si diceva prima, nelle zone pedonali, cioè percorso del corteo. Percorso pedonale. Quindi magari vengono anche adottate comunque soluzioni di chiusura al traffico di alcune vie, cioè come vi regolamentate? Beh, c'è una parte dove c'è l'attraversamento negli incroci, ma abbiamo la polizia urbana che ringraziamo e ci aiuta nell'attraversare. Si parte da piazza del Municipio martedì alle 2:30-3 e si arriva in piazza Vittoria, dove ci sono anche giochi per bambini e le premiazioni delle maschere. Questo l'ultimo di carnevale. Martedì. Mentre domani? Domani i carri partono da, si chiama via Boccaccio, arrivano in piazza Vittoria, vanno davanti al Municipio, rientrano dal corso per finire ai giardini pubblici di Corso Verdi, dove c'è allestito il palco e le premiazioni. Certo, bene, allora sarà, inizierà così, dai, una settimana, cerchiamo per quanto possibile di vivere in maniera un po' spensierata, anche se magari il periodo più di tanta così non ce lo consente. Bene, grazie allora ad Arianna Bellan, assessore attività produttive, commercio, grandi eventi del Comune di Gorizia. La nostra trasmissione finisce qui, vi ringrazio per averci seguito, ci vediamo come sempre sabato prossimo, sempre alle 12:30 e sempre su Tele4. Grazie a tutti e buona giornata.